Bene, siamo live, ciao a tutti. Benvenuti Ben ritrovati. nel nostro dopocena live. Anche stasera ci diamo qualche minuto prima di iniziare la nostra diretta, così potete collegarvi tutti quanti. Diamo il tempo di collegarsi anche al nostro ospite di stasera, Thomas Pirani, che ci parlerà di un argomento molto particolare, perché questa sera daremo il via a due serate speciali, interamente dedicate ai bambini, ai cani e al loro mondo. Vediamo, Per si chi non stanno già l'avesse già, ok. Insomma, comunque intanto per chi non l'avesse ancora fatto, se volete mandarci le foto dei vostri cani, foto simpatiche, che inseriremo nella sigla, così la possiamo tenere aggiornata. Se volete farlo, potete mandare sempre all'indirizzo email che vedete sottoscritto, anche al numero di WhatsApp scritto sotto. Quindi mandatecele, se vi va. sentiamo. Kiki, vai con la sigla. Sì, mandiamo subito la nostra sigla con le foto aggiornate. Eccoci, siamo tornate. Intanto mi sa che è arrivato anche Thomas. Eccolo, ciao Thomas, benvenuto, bentrovato. Ciao Ciao a Thomas, grazie di tutti, essere ciao a qui. tutti, Grazie. buonasera. Di essere qui con noi, perché questa è già la seconda serata che riusciamo a fare con Sì, Thomas. ormai è un essere insieme. Abbonato. Bene. Bene, bene. Allora, noi Thomas ti presentiamo anche stasera perché magari c'è qualcuno che non è ancora riuscito a vedere l'altra diretta di una settimana fa, se non erro, che ha fatto Thomas con Ivano Vitalini, dove ci hanno parlato di libertà. Ritornare alla libertà è stata una puntata molto bella, quindi vi invitiamo a vederla se avrete tempo. Thomas è un consulente di zoantropologia applicata, istruttore cinofilo, formatore e diciamo, come abbiamo detto l'altra volta, fondamentalmente è appassionato di cani ovviamente, ma anche di bambini e di camminate. È fondatore di Camminando con il Cane, un'associazione che ha portato per l'Italia, insomma, ha dato rilievo al valore delle passeggiate, alla zoantropologia, tutte le attività che Thomas svolge con l'associazione. Siamo molto legate a Thomas, io e Anna, perché è stato nostro docente, maestro, e siamo molto molto contente che sia con noi qui stasera. Doppiamente contenta. Detto Eh così, sembra che lavori davvero. sì, Thomas, si tocca. È una Thomas, bella lavorando responsabilità, eh? Docente di tante persone, credo, non solo nostro, però sì, è doppiamente bello averti qui, Thomas. Iniziamo e lavorando. Beh. con raccontarci un po', ecco, tu operi contemporaneamente in tanti settori, sia della cinofilia che della zoantropologia, ecco, ci puoi parlare dei progetti che tu in questo periodo in particolare hai in mente o stai già attuando in questi campi? Sì, assolutamente, anche perché merita, come dire, un minimo, perché se qualcuno deve parlare di cani bambini, almeno che ci sguazzi un po' dentro, perché altrimenti diventa troppo esterno. In verità, prima, mentre abbiamo iniziato la live, stavo girandomi perché per anni è stato attaccato qui dietro di me, e deve essere da qualche parte, il primissimo logo che ho costruito secondo la mia attività. È nato passeggiando, raccontando un pochino che cosa mi piaceva fare, e un'amica disegnatrice ha colto e un giorno mi ha mandato questa borsa, e la borsa è di un lupo che cammina e a specchio con le sue mani o zampine da animale umano, esattamente specchiate al passo del lupo che camminava insieme. E lei mi ha detto: "Ma può andare?" E io gli ho detto: "Assolutamente buona la prima." Cioè, questo specchiarsi e questo andare avanti insieme è stato sempre molto bello. Mi piace molto. Vedo delle felpe questa sera, non fa freddo solo a me. No, Chiara, fa freddo anche qua. Chiaramente, Scusa, sì, io. a parte a Cagliari che c'è caldo. A Cagliari c'è parte i caldo. ritardi, che sono fortunati più di noi. Però dicevamo che era un buon clima, anche perché ancora i cani ti guardano con la voglia di fare qualcosa e non con
la fatta di forma, che cosa ti passa per la testa con questa temperatura. Vabbè, inizio. I cani e i bambini, a parte che sono una miscela meravigliosa, si riconoscono in tanti aspetti. I progetti, io nasco nel mondo della pet therapy, e quindi la zoantropologia assistenziale è la mia vera passione. Come ho detto l'altra volta, io sono meno cinofilo che ne è dedito alle dinamiche sociali umane nei confronti dei cani, quindi la zoantropologia. Che cosa faccio? Mi piacciono le attività didattiche a scuola, quindi la zoantropologia didattica, dove per ogni step di classe si fanno dei progetti che sono dedicati proprio al costruire delle dinamiche nel gruppo ed aiutare e sostenere la didattica nelle scuole. Quindi non so, come esempio posso dire, in terza elementare il maestro vuole tirar fuori dai ragazzi la possibilità, la capacità di esporre, di raccontarsi, di immaginare, di produrre anche racconti reali, fantastici, e quindi i nostri progetti arrivano, parlano del mondo animale per come è strutturato e trascendono. Quindi non so, abbiamo l'enciclopedia degli animali mezzi matti, quindi la composizione di un cane con una volpe, di un gatto con un serpente, e quindi l'immaginario, oltre all'informazione, oltre al fare materiale, che è sempre molto bello per i ragazzi, per i bambini, sono molto più artigiani di quando poi diventiamo grandi, che o manteniamo l'artigianato o lo perdiamo, la capacità prattognosica. E per poi mettere dentro quelle che sono le informazioni durante le lezioni, i laboratori, le informazioni etologiche che servono per capire, e poi c'è la parte che noi chiamiamo dell'immagino, e quindi il sentire se stessi all'interno di quello, l'andare oltre con la fantasia, trascendere un pochino nell'immaginario guidati dagli animali. E così andando avanti, un altro progetto bellissimo è sulle quinte i ragazzi hanno bisogno di capire se stessi e come inserirsi nei gruppi, no? E questa è una macro area di un buon maestro, quella di portare i suoi ragazzi a sentire e percepire i valori del gruppo. Allora noi andiamo, facciamo un attimino una lezione su quelle che sono i differenti talenti o impostazioni delle soggettività, quindi che vuol dire, non so, che hai il cane che è un esploratore, hai il cane che è un protettivo guardiano, si prende cura, hai il cane che è molto più collaborativo, e quindi nel presentare queste dinamiche i ragazzi si riconoscono nell'essere chi cura, quindi epimeletico in gergo, cioè che si prende cura, c'è chi è più esplorativo, autonomo, e quindi si riconoscono in questa figura, no? Abbiamo sempre detto anche l'altra volta che la domanda che cane sei è già un primo passo verso uno specchiarsi e un riconoscersi in certe caratteristiche. E poi facciamo vivere loro quello che è un'esperienza randagia, così si chiama, cioè portiamo tutta la classe in passeggiata con i nostri cani liberi, dove questi ruoli e queste dinamiche loro li rivedono e li partecipano, e quindi hanno e sanno riconoscere i loro talenti, le loro predisposizioni, e sanno anche cedere valori e talenti agli altri, quindi sanno mettersi in gruppo, no? Lavorare in una sorta di collaborazione, di coordinata. Questo è una cosa che noi facciamo e a me piace moltissimo. Che cos'altro? Tanto altro. Facciamo dei camp. E lo dico per sbloccare un pochino anche eventualmente delle domande. Facciamo dei camp dove portiamo i ragazzi a vivere attraverso il filtro e l'intelligenza emotiva, quindi il filtro delle emozioni, delle vere e proprie esperienze avventura, per crescere, elaborare il cane insieme ad altri animali come il cavallo, abbiamo anche mucche, asini. Servono molto per specchiarsi, per riconoscersi, e quindi il poter elaborare le proprie emozioni e le proprie modalità di elaborare le emozioni, no? Cioè cosa fai quando sei arrabbiato, come ti muovi, quali sono i pensieri che ti riguardano e come puoi capire quando sei tu che sei arrabbiato ed è la situazione che ti fa arrabbiare, cioè tutte manifestazioni del bambino in maniera molto forte. E non per ultimo, quando fai il consulente o promuovi attività di gruppo, quindi vai a casa delle persone
ti occupi della sistemica, quindi ci sono i bambini, noi tutti sappiamo, chi è educatore sa che quando hai un bambino, un ragazzo a casa, hai già il compagno di giochi del cane, quindi è a lui che indirizzerai le attività, quelle ludiche, perché la dimensione ludica appartiene a tutte e due fortemente. E via discorrendo, posso andare avanti molto, magari tiro fuori qualche esperienza dopo, ma è veramente, veramente bello. Poi io devo dire che mi piacciono i bambini perché la parte che più mi riguarda dei cani sono quelle dei desideri nell'espressione di come metterli in pratica. Quindi i cani vivono nel desiderio, nel provare a raggiungere degli obiettivi, e i bambini uguale, e cercano i modi per riuscire a farlo. Quindi veramente delle similitudini continue. È molto molto interessante. Poi certo, ho messo anche i miei figli sotto torchio, perché li ho esposti ad una quantità di animali e di relazioni con loro veramente... Che fortuna! Che fortuna! Cioè, veramente, fortuna delle volte per troppo. Loro. No. Ti racconto un aneddoto di quando mi sono sentito un papà troppo papà, e ho capito che non bisogna mai forzare. Sebastiano, mio primo figlio, è 3 anni, lui è uno di quei bambini che non ha gattonato ma ha subito camminato, non ha parlato ma ha subito coniugato i verbi, e quindi non so perché, l'intelligenza della madre. E un giorno vado a vedere una cucciolata, che poi fu la cucciolata da dove viene Ru, che è il border che ho davanti steso, stravaccato sul divano. E allora mi presento davanti a questa cucciolata. Sapete, quando andate a vedere una cucciolata, praticamente se non hai gli occhi accecati dalla tenerezza dei cuccioli, riesci a vedere la quantità di giornali pisciati, il casino, l'odore acre. Quindi in verità, se non sei, allora mi viene la solita frase che fa un papà quando tiene per mano il figlio e dice: dai amore, vai a giocare con i cuccioli. E lui mi guarda e mi fa: papà, vacci tu, sei tu l'appassionato. Per dire, cosa fai? Aspetta, aspetta, che lui ha già capito che qui c'è del fanatismo e non ci vuole far entrare. Non ci voglio far che fare. È stato molto divertente, angosciante, divertente nello stesso momento. Mix. Non gli ho mai più chiesto di stare con i cani, però ci stanno volentieri. Vabbè, però, in modo naturale. Comunque, anche da questo racconto si è già capito che sarà una serata un po' speciale, un po' particolare, perché parleremo un po' tutta la sera di aspetti un po' particolari. Anche Thomas ha delle sorprese. Ecco, tisana, qui, bravo. Guarda, a quest'ora c'è il mirto, la tisana. Allora, calda. Questa cosa l'hai tirata fuori anche l'altra volta, quindi o mandi una bottiglia di mirto, o non dirlo più. O non dirlo. Abbiamo più. Delle squallide tisane noi. Me lo faccio desiderare troppo il mirto. Allora, dicevo, sarà una serata speciale perché affronteremo dei temi su cui sicuramente tante persone, tante mamme, anche tanti papà si saranno interrogati, sarà capitato di chiedersi delle domande che faremo stasera. Lo scambio tra il cane e il bambino è l'argomento di stasera, quindi le potenzialità che ci sono, i rischi, la crescita che ci può essere. E quindi io partirei subito con una domanda di quelle che sono proprio molto frequenti. È pericoloso lasciarli interagire da soli, bambini e cani, proprio così, d'amblè? Cavolo, è una domanda importante, è bella. È pericoloso? Allora, il bambino e il cane sanno ascoltarsi, però è anche vero che dipende. Ad esempio, condivido per il mirto, mi piace, io scusa lei, perché mi piacciono sempre. No, anche perché voi mi conoscete, sapete che io faccio di solito le lezioni, o quando parlo non mi piace realmente stare sul pulpito, e quindi ho bisogno sempre di uno scambio. Allora qui mi attacco ai commenti, quindi non ci posso fare niente. Ma sono vecchio, non cambio più. Allora, abbiamo una tendenza che è quella di fidarci molto, di mettere un cane estremamente cucciolo vicino al bambino. Quindi parliamo di cani molto piccoli. Però è una situazione
che può mettere il cane fortemente a disagio, perché non ha gli strumenti per tradurre quello che può essere l'euforia del bambino. E quindi non c'è qui una situazione di pericolo, perché un cucciolo che cosa vuoi che faccia? È vero che i dentini sono un pochino appuntiti, ma non può fare niente di grave. Può subire un pochino di frustrazione e di difficoltà nel vivere in quel momento. Quindi iniziamo con questo a far cadere una sorta di tendenze, no? Che più che di luoghi comuni. Ti fidi molto di più di questo cucciolotto. Non è bene lasciarli da soli, però ci tengo a dire che noi abbiamo oggi un atteggiamento fin troppo protettivo, e spesso non lasciamo fruire le piccole cose. Io invito i presenti a poter andare a digitare su qualunque canale video, YouTube ad esempio, la parola cani e bambini, e si vedono tantissimi montaggi o scene ripetute di bambini e cani che se la ridono, di cani che fanno i buffoni e bambini che si pisciano sotto, del bambino che dorme con il muso del cane qui, del bambino che cammina, che non so, prende il pelo del cane, il cane lo guarda e si avvicina, gli si sdraia sopra. E questo un pochino a stimolare il lasciarli fruire, lasciarli andare, no? Lasciarli relazionare, perché sono molto abili i bambini a prendere subito quelli che sono poi i feedback del comportamento, anche del comportamento diverso, non umano. Quindi di per sé c'è una pericolosità che è più data dal intervenire troppo, ed è data dal non saper bene come fare per presentare il cane e il bambino, no? E quindi io colgo questa piccola domanda, faccio un giro lontano, perché se arriviamo al punto del pericolo vuol dire che non abbiamo fatto magari la parte di presentazione al cane del bambino o al bambino del cane. Quindi qualche passettino indietro lo faccio nel volervi raccontare anche come si fa. Ieri sera ero collegato in una formazione proprio di cani e bambini con il canile di Varese, e abbiamo proprio ci siamo raccontati proprio anche come allenare il cane alla presenza del bambino, quindi come fargli vivere il momento del canile secondo certe coordinate, tirar fuori delle situazioni che il cane può vivere perché siano situazioni che stimolino il suo prendersi cura, il suo prendere carico, perché il punto è proprio questo. Cioè una delle grandi leve che poi ha dettato l'avvicinamento del cane all'animale uomo è proprio la leva della cura e della protezione, cioè ci siamo riconosciuti, è una delle teorie della domesticazione, oltre che al parassitaggio, quindi l'avere cibo a disposizione, e altre, e più fievoli. E quindi succede che noi ci riconosciamo tantissimo in quelli che sono gli atteggiamenti di prendersi cura. E qui inizio con una parola che secondo me è chiave per chi deve insegnare al cane ad accettare il bambino, a vivere col bambino. La parola è evocare, mostrare se volete, e quindi il fatto di poter portare un cane davanti a quelle situazioni di cura, se il bambino è piccolo, l'allattamento, il momento del cambio, il ninnarlo, il coccolarlo, l'abbracciarlo, il parlargli, sono tutte quegli evocatori, cioè quelle situazioni che il cane vede con grande facilità e riconosce immediatamente. Le riconosce con la stessa facilità con cui può riconoscere una preda ipotetica in qualche cosa che si muove, che odora di un certo tipo, nella stessa maniera in cui può riconoscere un atteggiamento di competizione, quindi di gioco, da un altro cane. Cioè sono quelle leve che il cane ha dentro, ancestrali, che facilmente si evocano, facilmente si tirano fuori. Il problema è che noi non siamo più così abituati a farlo. Cioè quando qualcuno ti chiede come posso presentare il bambino al cane o come posso farli incontrare, tutti abbiamo in testa questa scena di tensione con uno che tiene stretta la mano del bambino, l'altro che tiene stretto il guinzaglio del cane,
che ci si incontra frontalmente pregando la maggior parte delle volte che non succeda niente perché ti senti non capace di, quindi creando tensione, quella frontalità, lo vedete anche, no? Magari gli presenti il bambino proprio avvicinandolo alla bocca del cane mentre gli dici mi raccomando non fare niente, ecco, questo è una modalità che appartiene ai miei tempi, ma non è così, cioè se il cane e il bambino condividono tante motivazioni e quindi desideri, ad esempio quello esplorativo, se tu mandi un bambino e metti una scatola nel mezzo e il bambino va immediatamente a guardare cosa c'è nella scatola, ecco, questo è un modo per avvicinare il cane al bambino, perché il cane riconosce, viene evocato da un punto di vista esplorativo e quindi si affianca, viene vicino, no? Come battuta io dico sempre alle persone, provate andare in giro per casa vostra con in mano un cacciavite e metterlo in tutte le viti che trovate, però solamente basta appoggiarlo, beh, alla seconda vite il cane è lì che ti guarda, è lì che è curioso, è lì con te, quindi questo è ad esempio un modo per avvicinare il cane, per adulti e per bambini molto semplice. E la sillegia, quindi la raccolta, il piacere di raccogliere, di tenere in mano, i bambini si riempiono le mani di sassi, di conchiglie, di rametti, di pigne, e la stessa cosa fanno i cani, quindi mentre tu mandi in giro un bambino, la sua raccolta facilmente diviene un modo evocatore dell'avvicinamento del cane di un certo tipo, cioè il piacere di raccogliere insieme, di stare insieme, la curiosità per ciò che raccogli. Capite invece l'evocazione del primo fumetto, no? della vignetta, della tensione che si crea, molto in competizione, molto in conflitto, con delle emozioni, con il sospiro, con il respiro è bloccato, quindi dobbiamo anche imparare a presentare assolutamente questa modalità. Posso andare avanti molto, perché poi dopo c'è tutta la parte pratognosica e quindi il bambino ha nei suoi desideri quello di riuscire a manipolare il mondo, gli dai qualche oggetto in mano, se lo studia, se lo guarda e lo cerca di prenderlo in una certa maniera, un pochino come vedere il cane che con la bocca prende il rametto, se lo lancia, se lo tira, si mette sulle spalle, quindi dobbiamo iniziare a capire che presentare il cane vuol dire anche uno specchiarsi, perché evocano delle cose più belle, tutta quella tensione che si viene a creare in quella evocazione di tensione, noi dobbiamo riuscirla a declinare. Se no io mi metto nei panni delle persone, perché se tu non le hai mai viste certe situazioni, o non te le hanno mai fatte notare, perché poi vedi quello che puoi conoscere, tu hai in mente quel cane che va in giro con un atteggiamento predatorio, e quindi il cane scattoso, il cane che cerca di buttarsi su qualcosa, che cerca di prendere, che cerca di rincorrere, oppure hai magari un cane un po' bullo, va in giro e hai negli occhi quel suo atteggiamento competitivo, un po', no? Possessivo, questo è mio, questo è tuo, di allontanamento, e pochi hanno negli occhi il cane invece ispirato e nella cura e nella protezione, quindi nel prendersi cura di qualcuno, di qualcosa, e che è invece la grande parte del cane, cioè ogni cane ha un principio epimeletico, una quantità di desiderio di cura molto ma molto forte, e non ce n'è, qualunque razza è così orientata al mondo, e quindi per noi diventa facile, conoscendo queste strategie diventa facile, perché ci sono un sacco di leve per poterli far incontrare. La comunicativa, quindi il parlare, ci sono cani e bambini che si mettono a dialogare, fanno dei dialoghi enormi, con tanto di imitazione, quindi il pianto del bambino che diventa l'ululato, quel bambino che si ferma a guardare il cane, e il cane che si ferma a guardare il bambino, poi l'altro di fare il piantino e l'altro ulula, e con diventa un gioco, virano le emozioni e diventa così, quindi anche tutta l'imitazione, la mimesi che è molto forte nel bambino come nel cane, no? Proprio come animale sociale. Quindi diciamo che diviene pericoloso quando non becchi queste coordinate, perché non riconosce. Non voglio stare sopra alla domanda, però ci sono tante piccole cose da dire.
Un'altra situazione che mi era capitata viene proprio, una cosa che vi voglio raccontare viene da un'altra esperienza che ho fatto, che è stata quella di essere chiamato dalla Prenatal per quelli che erano i percorsi che faceva per i loro porte aperte dedicati alle mamme. Si chiamava e si chiama tuttora Mamme in Prima Fila. Mamme in Prima Fila vedevano invitate le future madri, quindi questo bellissimo pulpito ricco di pance e di ormonalità, che quando gli mettevo la prima slide, solamente la prima volta l'ho fatto, gli mettevo la prima slide dell'immagine del cane e bambino abbracciati, iniziavano tutti a piangere. Non è per te, ma è proprio che non ce la facciamo. E tu dovevi fare 15 minuti perché riuscisse a scendere un po' più il livello. Di emozione. Non l'ho più messa la slide iniziale, l'ho messa alla fine. Non si piangevano andando a casa. Mi fate un po' sorridere prima. No, con loro ho dialogato tanto e mi sono molto reso conto che si vive il cane un pochino come un turista delle dinamiche familiari, quando invece è pienamente dentro. Un esempio, una delle leggende che mi è piaciuto di più erano le strategie, visto che avete parlato con Luca di leggende, mi collego con le... Ieri. Quando il dottore mi ha detto che quando mio figlio sporca il primo pannolino in ospedale, mio marito deve correre a casa col pannolino e metterlo subito vicino al cane e farglielo usare, se non nella cuccia. Questo valeva anche per il gatto, e se c'è qualche esperto di gatti può immaginare che cosa succedeva nella testa del gatto quando gli arrivava un odore di un bambino dentro il suo nido. Minimo ti pisciava dappertutto, giusto così per farlo. Il gatto poi tremendo. Allora mi piaceva ascoltare questi, no? E anche vedere l'immagine di questi poveri papà che andavano in giro trasportando pannolini per andarli a presentare il cane. E quindi queste e anche tante altre. E allora poi iniziavo io e dicevo e chiedevo loro come se avevano notato qualche differenza dal momento in cui ero rimasta incinta, no? Se il cane dormiva in posti diversi, ad esempio. E quindi sì, notavi che il cane non dormiva più lontano, ma davanti alla soglia di casa, durante i momenti in cui sgonfiavano le caviglie, le mamme, lui dormiva sempre lì a fianco. Si erano cambiate delle abitudini, abitudini proprio anche interattive, quindi sì, non saltava più addosso, era più in allerta sull'arrivo delle persone, andava sempre incontro alle persone che arrivavano. E quindi alla fine di questo dialogo che mostrava il cane... già nell'aver riconosciuto, forse prima del test di gravidanza, proprio grazie all'ormonalità che cambia, alla grande capacità che il cane ha di percepire questi cambiamenti ormonali attraverso l'olfatto, e quindi cani che erano già completamente dentro la situazione, avendo la possibilità di frequentare il nucleo familiare, chiaramente. E quindi iniziavamo a immaginare meglio come il cane fosse già predisposto e già pronto. E quindi poi consigli a venire dopo quelli che ho iniziato a dire, quindi il far vedere il momento dell'allattamento è un messaggio davanti agli occhi del cane, evocatore di una cura molto forte. Se tu allatti un bambino, se tu lo cambi, se tu lo baci, il cane ne ha un'informazione completamente diversa, non bisogna esibirglielo davanti a modi prova a prenderlo che è mio, ma guarda come noi lo curiamo. E qui il cane è assolutamente, cioè è quasi banale dirlo per chi conosce il cane, però qui è evocato in una maniera incredibile, è già predisposto. E quindi queste sono le migliori attenzioni, quello di coinvolgerlo, quello di mostrargli anche nei confronti di un gatto di casa, di una gallina di casa, di mostrargli come noi interagiamo, cioè il nostro aspetto di cura nei confronti di questo ente, gallina o bambino che sia, e quindi averlo come complice. Dopodiché tante piccole attenzioni, io ho visto che abbiamo parlato un pochino di cosa vogliamo parlare e quel che riguarda la comunicazione del cane, tipo il ringhio, poi abbiamo visto che ne parliamo più tardi, però come dire, questo tipo di avvicinamento, il fatto di poter essere presenti, perché lasciare un cane e un bambino e andare via è comunque un atto
di difficoltà, perché il bambino non sa ancora gestire le sue situazioni e il cane probabilmente non so quante volte si sia trovato a gestire un bambino, se non l'esempio che gli hai fatto vedere. E quindi è sempre un atto di pericolosità, però sappiamo che sono in questa fase protettiva, è come vedere il tuo cane incontrare cani esterni e poi il tuo stesso cane accettare il cane che porti a casa. Sono due comportamenti completamente differenti e questi abbassano realmente il pericolo, cioè il portare il bambino dentro, il portare l'atteggiamento di cura all'interno di quella sistemica. Noi spesso quando c'è un bambino allontaniamo il cane e invece farlo presenziare proprio in quei momenti di accudimento. Ci sono cani che iniziano a dormire una quantità di ore esagerate, che prendono ritmi sonno e veglia della mamma e del bambino, tanto sono partecipi e presenti. E qui parlo di cani maschi e cani femmine quasi nello stesso momento, chiaramente il cane femmina ancora di più. Quindi coinvolgimento. Non so quanto posso dire. No, dico coinvolgimento è assolutamente in tutto, è fondamentale. L'evocazione, certo, è la parola chiave. Sì. Perché noi diciamo proprio, cioè, quando mio nonno ci presentava i suoi roll, perché mio nonno aveva i pastori tedeschi, ok? Uomo di natura, di allevamento, cavalli, pecore, quindi quello che conosceva gli animali per diretta esperienza. Non sapeva niente della zoantropologia, dell'approccio cognitivo, del training, non era minimamente interessato, ma conosceva i cani, conosceva gli animali con cui aveva a che fare. Quando doveva presentare noi nipoti, io ho mamma che ha 3 sorelle, il babbo che ha 7 fratelli, quindi una svalangata, si dice da noi, di nipoti, sapeva come fare. Di certo non ci faceva arrivare dal cancello, perché il suo roll, qualunque roll sia, uno diverso dall'altro, ma sempre roll si chiamavano, ne aveva un'evocazione di protezione, no? Quando qualcuno si presenta al cancello della tua azienda col bestiame che proteggi, tu hai un'evocazione di tipo, non è come se uno ti viene a suonare il campanello, non è che gli dici oh ciao vuoi, lo abbracci, lo baci, inizi a creare quella distanza, ok? Oppure qualcuno che non ce lo faceva conoscere mentre ci avvicinavamo al bestiame, che comunque era un atteggiamento che avevi, ma in quel momento il cane poteva pensare altro, e neanche mentre andavamo verso il nonno o giravamo liberi in modo da dover essere controllati in quella zona, ci faceva fare questo giochino qua, ci diceva allora adesso io metto roll via, voi vi nascondete, ok, nell'erba o nel fieno, vi mettete con le mani giù così e dite aiuto, aiuto, aiuto. Lui dava il via a Roll, che si sentiva nel dovere di dover aiutare, proteggere, sì, trovare il canone, qualunque Roll sia, fosse a leccarti l'orecchio, anche a piangere, a sdraiarti di fianco. E quindi che cosa stava facendo il nonno nella sua semplice ma super avanti cultura sui cani, evocava quello che era il proteggere, il prendersi cura, ed eri subito amico, okay? Quindi attenzione, perché noi dobbiamo capire cosa evocare nel cane, e questo abbassa ogni pericolosità. Naturalmente c'è una parte riferita anche a cosa il cane ha vissuto. Un cane che non ha mai vissuto certe dinamiche e quindi non ha vissuto delle situazioni di cura, di familiarità, di affiliazione di un gruppo, un cane che magari ha anche delle problematiche sue, come dei dolori, oppure un cane che non sta bene, cioè ha qualcosa a livello comportamentale che non gli permette di essere sereno, e devia tutto questo discorso, perché dopo lui non è in grado di mettersi nelle condizioni di ricevere informazioni, no? Quando noi stiamo male, il nostro ascolto è basso, non è capace di essere empatico, noi abbiamo prima di tutto bisogno noi, diventiamo tutti un po' distaccati da quello che è l'altro. Quindi a parte queste situazioni qua, e quindi parlo della stragrande maggioranza dei cani, cioè che stanno comunque bene, la stragrande maggioranza, è bene avere questa impronta, evocare ciò che si vuole come comportamento e non altri,
E qui sarebbe bello che le persone collegate ragionassero nel crearsi un pochino, nel rivedere il film di come hanno visto il loro cane, prendersi cura di qualcosa che loro curano e invece magari minacciare qualcosa che loro sentono come minaccia. Quindi non so, l'esempio del il tuo telefono, gli oggetti che tieni sempre in mano, che curi, li ritrovi facilmente in bocca al cane, il vicino che sta antipatico, non c'è giochino che tenga, il cane gli abbaia contro. E quindi iniziare un po' a ragionare in questo senso. Assolutamente. E poi grazie. Thomas, scusami, chiedi. Volevo chiedere a Thomas, volevo fare un'altra riflessione. Ecco, quindi vivere con un cane può aiutare molto un genitore a insegnare anche delle cose al proprio bambino. Quindi un aiuto anche da parte del cane. Quando parlavamo di perché sopportare le spese, i costi o gli insulti di quello che ti raccoglie, che ti vede raccogliere la cacca, di sopportare questo e di giustificare la presenza di un cane, abbiamo visto che ci specchiamo come persone, ne abbiamo un valore anche umano dal confrontarci con un cane, no? Quindi anche noi, quando abbiamo un cane, siamo veniamo evocati nelle nostre idee di cura, di l'attenzione data all'altro, il proteggerlo, e poi riusciamo a capire meglio come stiamo noi. Anche quando cerchiamo di inserire un bambino e un cane nello stesso gruppo, dobbiamo dare una ragione di questo impegno, una delle ragioni principali è quella di vedere un bambino che grazie al cane può crescere in maniera migliore, no? Sono tante le evocazioni che si possono avere, tante i momenti educativi. Quello affettivo l'abbiamo un po' parlato, quindi il processo proprio di attaccamento, cioè il vedere, di provare affetto anche per qualcosa di diverso, è un insegnamento molto bello. Quindi un genitore che ha un cane ha la possibilità di dare al proprio figlio questa continua palestra di cura e di protezione, di prendersi carico di qualcuno. E qualche cosa ancora può essere l'educazione alle emozioni, ad esempio. Quando sono, no, nei primi anni dell'asilo, delle elementari, i bambini imparano ad esprimere le loro emozioni. Imparano, non so, a fare la faccia robiota, loro vedi a fare la faccia triste. Bene, i bambini che hanno dei cani, queste emozioni le vivono in maniera importante, i momenti di tensione, le riconoscono. Le gioie, perché ripeto, se tu digiti cani e bambini su YouTube, i primi 10 video sono bambini che si sganassano dal ridere, perché il cane fa le cose buffe, spesso che il cane lo fa apposta per far ridere il bambino, proprio lo fa in una sorta di scambio. È lo stesso piacere che abbiamo noi nel vedere un cane che corre, no? Cioè è un'emozione di gioia, sì, di serenità, la sensazione della libertà. Quindi il cane in verità è per noi, ed è soprattutto per il bambino, che è ancora più empatico, aperto, ricettivo, una palestra di emozioni. Quindi tutte quelle che tu devi insegnargli, il cane ti aiuta a farlo. È importante questa cosa delle emozioni. Noi siamo la generazione che ha fatto come scoglio, come divario all'educazione emozionale. Cioè, se prima le emozioni, tipo quelle brutte, non erano da provare, erano da la paura, no, la tristezza, no, no, non è più così. Cioè, attraverso ogni emozione tu hai dell'apprendimento, un'elaborazione, una crescita, ed è giusto che tu sappia esprimere, e ce l'insegnano oggi a suon di psicologo, le tue emozioni, le tue paure, le tue frustrazioni. Quindi un allenamento emotivo è un valore inestimabile per il bambino e il cane. E poi, non per ultimo, a livello emozionale, tutta la palestra di autocontrollo, no? Che il bambino fa nell'interagire, perché tu lo vedi che allunga la mano, prende un feedback e poi ci pensa, poi arriva piano piano e poi esplora. Chiaramente bisogna lasciarle fare
cose, eh? Non c'è la mamma sopra con la mano sul bambino, che tiene la mano il bambino, che la guida nel cane, lì non c'è più il feedback, lì non c'è più la presa diretta. E quindi la mamma è un qualche passo indietro che tutela, che vede che il bambino non vada in euforia, che il cane non vada in difficoltà, ma il lasciare fluire ti allontana queste. Le capacità quindi di gestire la propria emozione. Voi vedete i bambini che a un certo punto, non so, si mettono a urlare, il cane fa due passi indietro, il bambino si ferma un attimo, ci pensa, poi lo guarda e gli allunga la mano. Quindi palestra di emozioni lette nell'altro e lavoro su se stessi, sugli autocontrolli per poter modulare adesso un altro comportamento. Questa è una grandissima educazione che i cani e i bambini si trasmettono. Tantissimi, vado avanti, poi dite voi quando vi stufo. Un'altra grande educazione è quella fisica, corporea, la capacità di organizzare il proprio corpo nel movimento, nello spazio. Quando facciamo i camp sui bambini che vanno dai 10 ai 13-14 anni, abbiamo bisogno loro di far capire quelle che sono le prossemiche e quindi il loro occupare uno spazio, il loro posizionarsi in certi modi, anche posturali, piuttosto che altri. E lo facciamo giocando ai selfie, no? Quindi a un certo punto, boom, parte il selfie col bastone, mi sono attrezzato anche col bastone da selfie, così che ognuno inizia a leggere gli altri attraverso il dove è posizionato, perché capite che se siamo noi tre in cerchio e uno è girato dall'altra parte, probabilmente non si sente coinvolto. Se c'è qualcuno che è due passi indietro dal cerchio si sente escluso. Se ce n'è uno che è un pochino in mezzo al centro deve essere un po' protagonista. E il cane, lo sappiamo, comunica tantissimo per in questa modalità, cioè ponendosi a livello prossemico e mettendosi nello spazio. E quindi questa è un'educazione importantissima che aiuta proprio il bambino a leggere gli altri e a leggere se stessi. Poi l'atteggiamento, quello del voler andare a prendere il cane, e qui parliamo di cani liberi di esprimersi, che nel vedere il bambino che gli va contro fanno sempre 3-4 passi indietro. Allora il bambino, e parlo di un bambino di qualunque età, perché Sebastiano ha 12 anni e ancora nell'euforia, in questo caso un pochino ormonale, spinta, gli viene di andare su un cane, questo fa due passettini indietro, legge, gli viene da drizzare la schiena, di aspettare un pochettino, allora il cane ritorna verso e inizia a percepire la comunicazione del suo corpo. Noi spendiamo soldi in corsi di teatro e di improvvisazione teatrale per recuperare quella rigidità che delle volte non abbiamo potuto abbassare da piccoli. Quindi l'educazione corporea è grandissima, la capacità di correre, di saltare. Vuoi che leggiamo questa domanda? Sì, Thomas, è arrivata una domanda interessante, cioè una considerazione più che altro. Lara Tursi ci dice: io sono nata con i cani sotto la culla e mio figlio, che adesso ha 22 anni, uguale, per me è naturale, per molti non lo è. Io sono, oltre che cino, fino anche volontaria attiva, non vi immaginate quanti cani vengono ceduti perché nascono figli, purtroppo. Seguo con interesse soprattutto per dare consigli a chi adotta. 51 anni che vivo con i cani, lavoro con loro e non si finisce mai di imparare. Più ascolto, più mi rendo conto che ho ancora molto da imparare, le vostre serate. Una bella considerazione. Purtroppo, tante volte quando una sulle persona... Le serate era una sospensione, un po' amletica. Puntini. Speriamo di piacciono. Io penso che Lara... dobbiamo essere bravi noi a presentarli, perché cioè l'introduzione che io ho voluto fare è in quello specchio di dire: quando una persona, quando una famiglia aspetta un bambino e hanno negli occhi quel cane competitivo all'esterno, predatorio all'esterno, quindi che nella maggior parte dei contesti che gli facciamo vivere viene visto, perché è evocato, ma visto agire in una certa maniera, poi per la persona non addetta ai lavori o che non ha vissuto con i cani prima, non li ha visti trattati dai genitori e quindi inseriti in un meccanismo che ai tempi magari era anche più rurale e quindi più
sincero, più lineare, meno difficoltoso, diciamo così, ha un'immagine del cane che fatica a trasportare in quell'atteggiamento di cura che invece tu hai potuto vedere. Quindi se noi siamo volontari, se operiamo, se siamo educatori, noi dobbiamo essere i primi a mostrare questi talenti, a raccontarli, a mostrarli con dei video, farglieli vivere, perché no? Perché se tu prendi una famiglia e chiaramente fai il gioco che faceva il nonno, cioè fai nascondere il bambino che dice aiuto, aiuto, tantissime volte viene fuori quell'atteggiamento protettivo, allora il genitore può vederlo. Io vado a casa delle persone che magari hanno già fatto un passo oltre, cioè chiedono un'assistenza, una consulenza per l'arrivo del figlio, e la prima cosa che faccio è questo, cioè mostrargli quante capacità protettiva il cane ha. Ma voi lo vedete il giorno che siete arrabbiati, stanchi e magari un po' frustrati, che il vostro cane allontana e abbaia le persone che vi avvicinano. Lo vedete quando c'è qualcosa che vi disturba, se c'è una persona che vi urta, come il cane si tende ed è contro. Lo vedete se un altro cane vi fa paura a voi, che il vostro cane, pur giocando con tutti, con quello litiga un po' di più. Cioè tutte queste piccole sfaccettature dobbiamo essere bravi a mostrarle, perché sennò non possiamo criticare le persone che non facciano questa trasposizione, perché sono difficili da vedere se non le hai vissute prima. E così, se tu sei volontaria, attiva, cosa facciamo noi in un canile? E questo è stato tutto il dibattito di ieri sera, abbiamo parlato di questo. Cosa facciamo in un canile per allenare il cane alla cura? Perché in un canile i cani difficilmente si allenano alla protezione. Sì, possono proteggere il compagno di box, possono proteggere la ciotola delle crocche, possono proteggere il gioco che ci tengono, ma in quel contesto situazione è tutto molto più competitivo, molto più arrogante, e quindi dobbiamo essere bravi a evocare, quindi far allenare, continuo su questo vocabolo, i cani da un punto di vista del prendersi cura, perché altrimenti devono subire una trasformazione, cioè per anni non ti sei preso cura di niente, poi arrivi a un certo punto e dovresti immediatamente cambiare e fare le cose giuste. Poi è anche vero che i cani lo fanno, perché anche Anna è in canile e Anna ha visto, come tutti quelli che lavorano in canile, dei cani in un modo in quella situazione contesto, arrivare a casa e leggere appunto il contesto che gli appartiene nuovo, essere evocati da un altro punto di vista e tirare fuori delle caratteristiche che noi non avevamo manco percepito. È vero, assolutamente. Questo è il giochino forte per noi, cioè far capire alle persone quanta leva epimeletica c'è nell'animale cane, perché è incredibile, ripeto, è un talento della cura il cane, non è un turista, è un talento. A volte è un talento nascosto proprio, sì, come in canile, a volte sono proprio nascosti, poi saltano fuori. Abbiamo creato una serie di condizioni, il canile, molto spesso le tipologie di allevamento, che se fatte bene, perché le casalinghe invece inteneriscono di più? Perché nell'allevamento casalingo tu le vedi queste dinamiche, è la cosa principale, la mamma che si occupa dei cuccioli, il padre che fa la guardia, e parlo dei quattro zampe, ma anche il due zampe che arriva, ti protegge, ti chiede come stai, ti pettina, ti pulisce, sei continuamente evocato in tal senso, e i cani ne hanno sicuramente un beneficio. E non sto dicendo di andare a prendere i cani in allevamento, sto dicendo che allevamento casalingo è anche la nascita di un meticcio, cioè l'avere la possibilità per il cane di vivere in una condizione familiare con la madre presente e con un nucleo familiare, allora è tutto molto più facile. Quindi noi dobbiamo essere bravi a evocare questo. Evochiamo altro, no? Cioè, voi avete, come io vivo nel quotidiano come voi, non sto parlando di cose che esistono normalmente, io sto parlando di queste proprio perché tra l'avvicinamento al guinzaglio, l'ambiente urbano cittadino, i recintini delle case a villetta schiera uno di fianco all'altro, e il bambino lanciato così, abbiamo tutte delle evocazioni che non ci permettono di vedere quel talento lì. Thomas, di passare una domanda che è arrivata interessante, ti volevo chiedere una cosa io, tornando alle emozioni, prima hai parlato delle emozioni, una domanda molto frequente è quella sulla paura. Tante mamme chiedono, il mio bambino ha paura dei cani, ha paura del buio, ha paura del lupo, cosa posso fare?
Questa ci è arrivata tante, tante, tante volte. Lupo cattivo. Sì. Allora, diciamo che un altro grande insegnamento, uno degli insegnamenti emozionali che il cane poi, che poi fa è proprio quello sulle emozioni, e quindi è anche a sostegno del sentirsi protetto, no? Io raccontavo a Michela di come i miei figli, la prima richiesta, devo andare in bagno al piano di sopra, al buio, veniva da me risposta con: ma portati un cane. Ma proprio perché anch'io vado nei boschi, sono un esploratore, vado nei boschi se ho un cane, di notte poi solo se ho un cane, perché faccio più fatica. Quindi tutti noi siamo stati sostenuti in questo senso, e quindi la vicinanza protettiva di un cane ti aiuta veramente ad abbassare le paure del bambino nel muoversi nell'ambiente. Poi c'è la paura che anche noi, magari un pochino rigidi, trasmettiamo. C'è un libro molto bello, poi vediamo se leggerlo o meno, che si chiama Cane Nero, ve lo faccio vedere. Bellissimo se lo leggessi. Va bene, ve lo posso anche leggere però dopo, Quando perché lo adesso trovi? non lo trovo neanche più. Ma dai, l'abbiamo Lo tirato fuori tutti questi giorni, te l'ho fatto anche vedere, vabbè, adesso tiro fuori. Dopo tiro, Dai. ora mi viene in mente. Dov'è che l'ho messo? Vabbè. Cane Cane nero. Nero è la storia delle paure che la famiglia ha e che il bimbo invece non ha, non è assolutamente condizionato da questa situazione, da questa trasmissione di paura. E quindi, ecco, dobbiamo stare attenti a questo, dobbiamo stare attenti. Quindi se la domanda è: come faccio a non far avere al mio bimbo paura dei cani? È molto riferita a come noi ci presentiamo e appunto alle dimensioni che creiamo. Come invece può il mio bambino superare certe paure? Beh, la vicinanza del cane ti aiuta soprattutto non tanto nell'abbassare le paure, ma nell'aumentare la curiosità, ok? Proprio la curiosità esplorativa. C'è anche una grandissima percezione nei bambini. E questa è un'altra leva educativa, cioè l'educazione sensoriale. L'altra grande capacità dei bambini è di riconoscere che i cani sentono delle cose che noi non sentiamo. E come noi stiamo tranquilli, grazie ai suoi sensi, chi sappiamo bene che il rumorino anomalo è subito percepito, la macchina straniera è subito percepito, cioè ciò che non conosciamo facilmente alza l'attenzione del cane che la percepisce. Ecco, anche il bambino ha questa sorta di scambio, quindi è una educazione percettiva molto forte, che prima ancora che aumentare l'allerta, appunto, ti fa sentire bene perché sei capace di vedere anche altro. E a livello educativo nel bambino è fortissima, quindi la possibilità di appoggiarsi di più all'olfatto, se poi parliamo degli altri animali, anche a dei sensi diversi. Io ricordo nei passaggi con i bambini spesso che nella descrizione della capacità del cavallo di bucare e sentire dei rumori a distanza, o del gatto di sentire sulla propria pelle le vibrazioni, le temperature, poi si gioca facilmente a chiudere gli occhi, a percepire altro. E questo quando tu sei connesso col tuo corpo e con i tuoi sensi, che è poi il principio delle meditazioni, che è poi il principio della mindfulness, che sono tutte attività che danno serenità perché ti mettono in quiete. Quindi un cane che aumenta il tuo livello percettivo ha un effetto beneficiale di quiete, quindi abbassa tantissimo le paure. Soprattutto abbassi una paura che è quella della diversità, Ecco. che è principale. In tanti progetti poi, perché poi si va sui progetti sul bullismo, con la diversità. Io non vorrei parlare troppo difficile, però, quindi se qualcuno che sta ascoltando si sta chiedendo, magari giustamente, ma che cavolo stai dicendo? Ci rispieghiamo, ancora meglio. Io non conosco bene la platea, quindi prima mi si è presentato un addetto ai lavori, allora ho potuto fare una piccola declinazione sul canile, se si presenta la mamma. Ora c'è un'altra piccola domanda. Sì.
di Ida, Ida Gagliardi, ci scrive spesso, anche se non parla della paura, ma ci è arrivata prima, è molto carina. Spesso i bambini che si incontrano per strada chiedono se possono accarezzare il mio cane. Io sarei sempre favorevole proprio per far avvicinare due esseri così simili. Ebbene? Rispondo con un'altra piccola provocazione. Sarebbe facilissimo avvicinare cani e bambini se cani e bambini potessero frequentare gli stessi parchi giochi, ad esempio. Ecco. A proposito dell'evocazione di prima, no? Cioè è un qualcosa trattenuto dalla madre che mi sta venendo incontro in uno spazio così, o è là che salta, corre, ride, c'ha le mani nella sabbia, spesso anche la faccia, si sta rotolando, si sta divertendo, sta tenendo per la mano un altro bambino, perché quelli sono ancora una volta suggerimenti di avvicinamento. Come? Sono due cose diverse, due modalità proprio diverse. Sono due modalità molto diverse. Sì. Quindi io sono assolutamente anch'io d'accordo con Ida che è bello e sempre importante farli avvicinare, conoscendo il tuo cane, se gli possono dar fastidio o meno, se ne ha paura, perché ci sono dei cani che ne possono avere paura perché non pratici, però è sempre bello, tanto da dirti questo, ok? Da dirti sarebbe bello proprio che tutti potessero giocare insieme. Quando abbiamo costruito con la mia associazione l'area pubblica del paese qui vicino, è un'area dove ci sono giochi per i cani, che possono fare anche i bambini, quindi non so, dalle altalene attaccate agli alberi a dei piccoli tronchi dove saltare sopra, dei reticolati con delle corde dove possono arrampicarsi e i cani passarci dentro, e le abbiamo fatte rigorosamente fuori dai due recinti di sgambamento, cioè laddove in quella terra di mezzo dove la frequentazione dei bambini del parco pubblico, perché pubblico è, non è chiuso, e i cani che vanno a giocare si incontrano in questa dinamica qui, è lì che succedono le cose belle. È chiaro che è molto più facile che far entrare un bambino in un'area sgambo dei cani, o far entrare un cane in un'area di bambini, che adesso c'è proprio l'alone di terrore, perché poi i bambini, lo sapete, che ci imitano tanto, no? E quindi se noi siamo tesi perché arriva un cane, insomma, il bambino è quello che cade, si scortica tutto un ginocchio e guarda te se deve piangere o meno, quindi vuol dire c'ha il suo perché, se piange proprio perché c'è il dolore che arriva fino a una certa soglia. Quindi io sarei molto favorevole all'incontro. Andiamo un pochino però sul pratico, perché sennò altrimenti traccio sempre dei paesaggi che sembrano lontani, però mi piace tracciare dei paesaggi nuovi da poter raggiungere. Io direi che la cosa migliore per far avvicinare un cane e bambino innanzitutto è a non mettersi come proprietari là dietro a tirare un guinzaglio, imparare ad andare vicino al bambino, ad affiancare il cane in quel momento. Il cane ti guarda, si sente più protetto, con te vicino, è proprio una questione di piccola triangolazione, quindi io vedo la figura del bambino, la figura del cane e qui la figura del proprietario, non la di dietro che cerca di calmare la madre perché è buono buono, racconta storie di lui che si è comportato bene con i bambini, non è sufficiente, non è, per il cane non è sufficiente. E poi magari iniziare a parlare una lingua di avvicinamento, e faccio un esempio. Noi spesso facciamo giocare i bambini a lanciare il bastone e prendere il bastone dal cane, ok? Quindi ancora una volta questo atteggiamento. Se voi al bambino gli date qualcosa in mano da allungare a un cane, cioè ti do qualcosa, ok? Che poi è quello che tutti facciamo quando abbiamo un cucciolo di cane, cioè prendi qualcosa e glielo dai e tu lo vedi che lo prende, vai in giro. Ecco, questo tipo di incontro tra cane e bambino per strada, e può essere un rametto, può essere una pigna, può essere un giochino che un proprietario spesso ha con sé, ma può essere il peluche, poi lo laverai, se lo sbava un pochettino, e il bambino spesso lo fa, io con la culla allungano sempre, quelli più piccoli allungano addirittura il ciuccio al cane, no? Fanno questa cosa qui, perché anche loro spinti dalla condivisione. Ecco, questo è un modo per far incontrare i cani e i bambini molto più semplice, molto più lineare. Se poi incontri un Labrador, fa raccolti di legnetti, e fino a 24-25 legnetti te li raccoglie tutti, è contentissimo. Però dobbiamo magari pensare a delle dinamiche di incontro che favoriscono quelle leve che abbiamo detto prima.
l'esplorazione, la condivisione, la manipolazione di un oggetto, l'imitazione. Quindi è bello farli incontrare, però abbiamo tutti negli occhi dei cani e dei bambini che in quel momento sono tutti in tensione, tutti assolutamente in tensione. L'altra cosa è di togliere banalmente la frontalità, quindi. Cioè, se hai un cane e un bambino, piuttosto che farlo arrivare vicino, gli dici dai, passeggiamo insieme. E quindi prendi nelle mani il bambino, prendi la stessa direzione, e questa è una grandissima facilitazione che dai al cane e al bambino per potersi incontrare. Anche perché questo muso incude inizialmente un po' di timore, quindi appoggiarlo e toccarlo su un fianco, oltre che essere più gentile per il cane, è anche più facile per il bambino, quindi abbassa le paure. Ora mi sa, Thomas, che hai risposto anche già in parte ad Antonio Testa, che scriveva: buonasera, avresti un suggerimento per introdurre un cucciolo a due bambini? Conta che i bambini, ci scrive, che sono di 10 e 12 anni, cucciolo in cessione a metà giugno. Mi sa che questo, insomma, dei parametri di presentazione li abbiamo dati, li hai dati all'inizio, ma ora li hai approfonditi ancora di più, quindi mi sa che hai dato un buono spunto a ad Antonio. Sì, possiamo dire che a 10-12 anni i ragazzi hanno, fino ai 10, hanno una grande voglia di osservare e di conoscere, perché stanno ancora lavorando sull'immaginario. A 12 anni sono già alla ricerca, quindi dai 10-12 sono già alla ricerca di un ruolo. E quindi due levi importanti per uno e per l'altro, poi ogni bambino è diverso, però stiamo a grandi linee sulle età evolutive, sono affascinarli per le sue capacità. Un'altra capacità educativa che il cane ha e che quindi si ritroverà a condividere facilmente con ragazzi di questa età, perché bambini, chiamarli bambini, ahimè, qui ci sono ragazzi, è quella della capacità assolutiva di problem solving, no? E quindi la capacità di avere altre abilità per correre, per saltare, per scavare, per tirare fuori qualcosa, per prendere. E quindi è molto affascinante per loro questo, giocare con i ragazzi a costruire dei giochi che diano al cucciolo la possibilità di usare le zampe, la bocca, raccogliere, prendere, e fa divertire i bambini, li fa avvicinare al cane, li fa anche stupire. E invece quello di 12 anni probabilmente ha già bisogno e voglia di ricoprire un ruolo chiaro, e quindi delle prime passeggiate, anche il rituale alimentare, sono già pronti per fare questi bei passaggi qui, che poi per il cane sono dei messaggi molto molto chiari. Il compagno di giochi, quello che ti stimola la tua parte come cane esplorativa e conoscitiva, e ancora di più quello di 12 anni che può addirittura ricoprire un ruolo di cura di accudimento, sei facilitato a questa età prendere dei bambini. Falli correre. Il cane li fa inciampare le prime 10 volte, poi dopo imparano a schivarsi tutti e due, ma falli correre, perché non c'è niente di più bello di vedere un cane che corre e il bambino vuole correre. Io non so quanto sono i tuoi, ma un bambino di 10-12 anni, sedentario che sia, fa almeno 3-4 km al giorno di corsa. C'è un'altra domanda di Paride che ci dice: noi nel canile da noi, Anna lo conosce ovviamente, facciamo passeggiate aperte al pubblico. Spesso ci sono genitori con bambini. Quali consigli perché la cosa possa essere utile ad entrambi? Diciamo. Sì, io spesso porto. Allora, innanzitutto uno dei giochi bellissimi è proprio quello di andare a cercare magari anche il bambino. L'altro ieri ero con una cucciola che di Beagle, tutta impaurita, che però trova grande forza nel cercare la sua bimba di 3 anni, ed era bellissima perché c'è tutto un campo di erba medica qui dentro che non è neanche tanto alta, ma per lei era sufficientemente alta. Lei è completamente rossa e si vedeva questa testina rossa nascosta dell'erba medica che chiamava il cane, questo la cercava con grande euforia, poi quando la trovava era tutto contento. E diciamo che le passeggiate, adesso tornando un po' sulla domanda, che fanno bene sono quelle esplorative.
e di raccolta. Io faccio sempre raccogliere qualche cosa al bambino e non gli dico raccogli qualcosa per darlo al cane. Io vado vicino al bambino e dico guarda cosa ho trovato, e gli do qualcosa in mano e il cane inizia a incuriosirsi. E quindi un'attività proprio di raccolta di ciò che trovi e di curiosità per ciò che trovi. Fermarsi a vedere gli insetti, fermarsi a vedere i buchi che ci sono nella terra, fermarsi un attimo a giocare in basso, sono molto coinvolgenti per il cane che ne ha subito un confronto amichevole. Se avete a che fare con i cani, perché tanto se siete qui un po' cagnari siete, vi voglio far capire ad esempio quella che è la facilitazione che avete visto sul vostro cane, che vede un altro cane che esplora col muso e quindi è intento ad un odore importante, qualcosa che è interessante, e quindi la facilità e spesso l'occasione del primo avvicinamento, quindi la facilità di avvicinamento viene presa in quel momento lì, cioè il vostro cane si avvicina agli altri cani. Due cani che non si conoscono spesso hanno come primo avvicinamento l'interesse esplorativo di tutti e due, hanno muso a muso a cercare nello stesso odore e rompono quella barriera di distanza che prima invece avevano. Quindi questa può essere una bella passeggiata. Ci sono addirittura cani che amano proprio l'idea che il guinzaglio li unisce, altri lo odiano il guinzaglio, e io sono voto loro. Però ci sono anche quelli che hanno nel guinzaglio un'idea di stare insieme all'altro e passeggiare insieme all'altro. Io avevo il nonno che allevava cavalli da corsa, ma quando questi cavalli da corsa avevano in groppa noi bambini, erano calmi, rilassati, mansueti, camminavano piano. Alcuni che sono collegati possono dare documento, possono portare la propria esperienza di come cambia il loro cane se è il bambino che ha in mano il guinzaglio. Quindi dobbiamo capire che ci sono talmente tanti cani e tanti bambini che convivono che i titoli di giornale che riportano gli incidenti sono una percentuale talmente minima, talmente bassa, che non avrebbe neanche senso parlarne. Ne ha senso parlarne perché è bene parlare di tutto, però non è da tenere in considerazione. Io vivo in un paesino di 4.000 anime e ci sono 1.300 cani iscritti all'anagrafe. Se ognuno di questi avesse aggredito il bambino, ci sarebbero 300 morti all'anno solamente nel mio paese. Non ce ne sono in tutto il mondo oramai. Adesso non ho i dati alla mano, ma non mi risulta questa strage di infanti. No, è che purtroppo notizie che vengono, è che tante volte dico fa notizia e quindi purtroppo sono balzano gli onori della cronaca con una velocità impressionante, però per contro sarebbe bello leggere anche invece dei progetti dove ci sono delle condivisioni e degli scambi riusciti, però insomma è buono quello che si fa di divulgare anche le esperienze positive, diciamo, quelle sì, quelle danno speranza. Certo, noi possiamo fare la carrellata delle problematiche, no? Il cane lasciato da solo, a guardiano di qualcosa, il bambino che si avvicina da solo, ma parliamo di momenti che hanno nella difficoltà dell'essere da soli, poi come dire, la situazione massima. Parliamo sempre di qualcosa che è tutelato da un adulto, perché sennò altrimenti parliamo d'altro. Però quando vediamo i cani che vanno a fare pet therapy, i bambini che crescono bene con i loro cani, il fatto che il cane possa aiutare il bambino autistico, possa aiutare la comunicazione del bambino che è chiuso dentro il suo mondo, che possono stimolare la voglia di interagire, che possono addirittura calmierare l'atteggiamento del bullo perché ne è talmente affascinato che smette di volerlo gestire e impara a capire cosa il cane vuole pur di entrare in relazione con lui. Ecco, questi cani non sono dei robot che vengono appositamente costruiti o addestrati o allenati, sono i cani che avete in casa voi tutti i giorni, sono loro, hanno tutti questo talento qui, e quindi parliamo in questa chiave perché vogliamo invitarvi a stimolare i talenti e a vederli, perché ci sono già, e quindi delle volte li nascondiamo proprio, non li vediamo proprio. C'è una bellissima considerazione che ha fatto Michela prima, che dice,
Dice: mio nipote ha 3 anni, fa tutto quello che fanno i cani, ha solo imparato ad andare su 2 zampe anziché 2, che sennò è troppo lento. Ho imparato da lui ad andare in giro, ad annusare con loro, la famosa mimesi, insomma l'attività che alla fine evocative uno le fa e poi l'altro segue, diciamo, una bella considerazione anche questa. Facciamo palestra di queste immagini di ricerca che dobbiamo avere negli occhi. Io ho, vabbè, i bambini che vanno in giro con qualcosa in bocca per attirare la mia attenzione, quindi arrivavano quando erano piccoli con qualcosa in bocca, spesso le palle dei cani, le palle, non i testicoli, le palle abbiamo capito. Vabbè, la palla di vorrei, Luca vorrei parlare. Di Luca, ci sono bambini che potrebbero anche La pallina blu, si diceva ieri Luca, no, ci parlava dei colori del che vede il cane, e le palline alla fine sono tutte rosse perché le vediamo solo noi, non il cane. Sì, quello era. Vabbè, non è che paghi, non è che mica dimmi quelle che le fanno. Esatto. E quindi limitazione proprio all'attirare la tua attenzione attraverso il riportare. Io ho negli occhi anche tanti atteggiamenti proprio di richiesta di cura, perché se è vero che il cane riconosce facilmente il mondo della cura e della protezione, è perché questo mondo è ricco, e andiamo sul termine tecnico, di quello che noi conosciamo come segnali epimeletici, cioè di richiesta. L'aiuto che ci faceva fare il nonno a noi era un segnale etepimeletico, cioè io ti chiedo un bisogno, ma così anche fare gli occhioni grandi, mettersi basso, fare un pochino i tristi, no? Questi qui sono tutti, richiamano tutti un po' di cura e protezione. Sì. E i miei figli sono stati bestiali da quel punto di vista. I bambini che hanno magari, bestiali nel senso che hanno subito ripreso immediatamente, quindi non so, se avevi il cane, io Pepetta avevo i tempi della crescita dei miei figli, che aveva l'abitudine di metterti, ce ne sono molti, no, che ti mettono il muso sotto il braccio, che ti alzano il braccio per farsi abbracciare. Io la maggior parte delle volte che i miei figli sono, venivano a prendere le coccole sul divano, me le ritrovavo sotto l'ascella o sotto il braccio, proprio a imitare questa richiesta di cura. E voi pensate quanto può essere utile in una dinamica di incontro tra adulti la possibilità di essere ispirati in questo senso. Io la vedo molto nei camp che facciamo, quando dei ragazzini di 8, 9, 10 anni vengono lasciati a qualchedun altro. È una cosa molto difficile che loro devono capire, quindi trasportare dalla situazione famiglia all'educatore di turno, la guida, il personaggio adulto che è referente, è proprio quello di poter chiedere la cura, chiedere l'attenzione. Oggi ci sono quelli più aperti che vengono subito a farsi fare la coccola, si accoccolano le braccia, si fanno ad abbracciare, e ci sono altri che sono un pochino più frenati. Ecco, quando noi abbiamo i cani con noi, li vedi proprio che imitano l'atteggiamento che i cani hanno per venire da noi adulti, e quindi quell'arrivare un pochino basso, quell'arrivare da sotto, quel guardarti da sotto fermo così, delle volte anche appoggiarti, quello che può essere una zampa, ed è proprio uno sblocco, cioè un canale di lettura preferenziale che li aiuta subito a entrare in questo meccanismo. Ora, io non sto a fare tutta la cronostoria di come noi abbiamo capito dell'effetto beneficiale dei cani sui bambini o dei cani sulla persona, no? È proprio questo essere, sentirsi affiancati, sentirsi ispirati da qualche cosa che ci permette di avere delle modalità comunicative molto oltre. Noi pensiamo che, non so, quando andiamo in pet therapy a costruire delle attività su chi arriva all'Alzheimer e quindi perde le capacità dialogiche, si innervosisce per questo moltissimo nel non poter più comunicare, ecco, i percorsi trovano nel vedere un cane che dopo una corsa ha la lingua fuori, ha sete, allora va, indica l'acqua perché il cane ha sete, e questo diventa il nuovo patto dialogico comunicativo con cui lui chiederà l'acqua poi, ma gli viene il nervoso quando sente di non poter più dire la parola ho sete, e invece con estrema facilità si adopera per soddisfare il bisogno di un altro. Quindi anche noi
ci prendiamo cura, e quindi nel chiedere acqua. Cioè sono tutte leve che aumentano le nostre capacità dialogiche e quelle del bambino in maniera esponenziale, perché i bambini e i cani sono veramente, si riconoscono con grande facilità, con grande facilità. Thomas, una cosa, per chi si appresta ad adottare un cane, ci siamo sentiti chiedere, penso anche chi lavora in canile, che si occupa di adozioni, qual è il cane adatto al bambino, molto generalizzata così. C'è una risposta generica? Sì, specifica. In parte l'abbiamo data. Allora, se tu vai a prendere i libri sulle razze, non c'è nessuno che ha scritto non è adatto a un bambino. Ok? Sono tutti buoni con i bambini. Ed è vero, fondamentalmente. Ma la risposta noi non l'abbiamo data per una tipologia di razza o di cane, anche se ce ne sono, se vuoi adesso ne possiamo parlare un attimo, di selezioni di razze, cioè nei tempi sono stati selezionati dei comportamenti, dei caratteri, delle tendenze piuttosto che altre, che sono quindi più vicine al poter stare con un bambino. Ma quello che abbiamo detto fino adesso è sì, il cane più adatto è quello che ha vissuto dinamiche di accudimento, che ha avuto una madre per molto tempo che l'ha accudito, o che ha avuto delle balie che l'hanno accudito, che ha potuto esprimere la sua protezione e il suo accudimento anche verso un orsacchiotto, verso un altro cane, verso le sue zone di sicurezza, che è abituato a vivere anche vicino e a vedere delle persone che tristemente piangono e quindi vanno lì a consolarlo. Noi lo vediamo quando facciamo trekking, quando noi arriviamo su queste belle salite con le nostre due zampe, il nostro busto eretto, che fatichiamo come pochi, che iniziamo a faticare, abbassiamo il collo, il cane che prima era a caccia di cervi in mezzo al bosco, ce l'abbiamo lì di fianco che ci guarda con quel filino di pietà e di tristezza per la nostra condizione, ma ci viene ad aiutare, proprio legge immediatamente. Ecco, i cani più adatti sono quelli che sono stati sollecitati o che facilmente vengono sollecitati da questi evocatori, da lì la parola chiave, cioè da queste dinamiche. E quali sono e dove sono? No, questi talenti sono dappertutto. Ci sono cani che vivono anni in un canile, ma questo talento non l'hanno mai perso, e magari le vedi perché proprio proteggono gli altri cani quando arriva una persona estranea. Li possiamo notare proprio perché tu arrivi davanti alla porta del box e loro si mettono a sedere davanti al cane che ha paura delle persone per proteggerlo, per fargli da filtro. E quindi questi sono i cani più adatti. E non voglio dire che quelli che non dimostrano questo non potrebbero mai dimostrarlo, anzi voglio dire che tutti potrebbero dimostrarlo, ma facilmente qualcuno ha fatto più palestra di accudimento e altri magari più palestra di altro, proprio come noi, cioè non è che diventi papà o mamma, quella è una cosa fisica, fisiologica, insomma è facile impregnare un ovulo. La tendenza all'essere educatore e padre è una vocazione o un talento che tu hai avuto modo in qualche maniera di allenare, di praticare anche. Quindi io consiglierei questo: se devi andare a prendere un cucciolo, voglio che la madre e gli altri cuccioli siano lì, e che io consiglio sempre di che ci sia una gestione proprio in una sistemica familiare dove tante di queste cose le vedono. Se prendo il cucciolo separato dalla madre a 15-20 giorni perché sennò iniziava a rovinargli le tettarelle e il manto, e poi messo in un box, sì pulito, sì sterile, ma comunque privo di tutte queste informazioni, ho più possibilità di portare un cane a casa che ha più paura lui di quello che gli sta attorno e non è in grado quindi di guardare l'altro. E poi qui io voglio dire anche un'altra cosa: quando un cane arriva al talento di accudimento, ebbene, arriva in adolescenza. Quindi noi per assurdo facciamo conoscere cani piccolissimi ai nostri bambini, mentre invece i cani che io nei tempi ho sempre potuto scegliere per affiancarlo, perché mi occupo anche di questo, perché sapete che ho inserito molti cani di canile su famiglie con un bambino certificato, quindi con qualche problema,
e io andavo proprio a ricercare questo talento, e spesso il più grande era in cani che avevano dall'anno all'anno e mezzo, quindi sì, una tempesta ormonale, ma una grande voglia di fare, quindi davanti a questo tipo di evocazione una grande tolleranza, un grande accudimento, una grande presenza. Chiaramente, giusto per fare il discorso completo, questi cani che vanno da un bambino, ma i cani che vanno a vivere dai bambini, hanno tanta tolleranza, tanto accudimento, quanto più, proprio come i genitori, possono defaticare e avere dei propri spazi. Un genitore sano non è quello che sta 24 ore col bambino, ma quello che ogni tanto si prende i propri spazi, ha la sua isola di sicurezza, si chiude da qualche parte o va da qualche parte, si prende i suoi tempi, i suoi ritmi, perché ti ricarichi, perché comunque è impegnativo. Quello che facciamo in pratica è dire: scegli questo cane che magari ha certi talenti, ok, oppure lo vediamo proprio operare sul bambino, ma quando lo porti a casa, mi raccomando, deve avere una sua zona dove può dormire e senza che il bambino gli capiti lì. Io in questi casi mi ha ispirato tantissimo a SOS Tata, che girava con il nastro adesivo a creare limiti e soglie, per capire che quella zona lì, quel momento di riposo, serve al cane per dire: io non devo più fermare a un certo punto il bambino perché voglio dormire, ma mi posso ritirare. Nei casi più estremi, quindi di bambini che magari iperattivi non riuscivano proprio a calmare se stessi, si è creato un sottoscala buio dove il bambino non poteva neanche arrivare, o alla gattaiola per poterlo far andare in un'altra stanza, perché defaticare è importante, e quindi anche portare il cane a vivere dei momenti da solo e dosare la presenza del bambino. I grandi incidenti sono stati visti quando queste due informazioni si mischiano, cioè quando il cane pensa di avere una zona di riposo, ad esempio, cioè dove poter staccare la spina sul divano, e poi in quel momento in cui ormai stremato, affaticato, si mette lì a riposare, arriva l'estraneo o il bambino. L'estraneo si becca la ringhiata, il bambino si becca la dentata, e abbiamo una pelle così fragile che spesso succedono gli incidenti. Però queste sono le coordinate. Non abbiamo defaticato abbastanza o dato degli ambiti di defaticamento al cane. Questo è un altro consiglio che, parlando di cani e bambini, va dato, che non vuol dire sfidare il bambino che va dal cane, ma impostare proprio a livello di spazio le giuste zone di sicurezza per il cane. Le apprezzerà tantissimo, vi guarderà con gli occhi dolci come un adolescente ama la propria cameretta chiusa a chiave. Thomas, una domanda molto forte che ti volevamo fare con Anna, siamo quasi... Posso interromperti? Sì. Antonio di prima mi dice che sta prendendo degli Staffordshire Bull Terrier. Sì. Ok. E io prima avevo detto che parlavo un pochino di razze. Sì. Tutti quelli che sono i bull hanno un grande aspetto epimeletico. Il problema che noi abbiamo oggi nel campo della cinologia con i pitbull, gli Amstaff e tutti i cani che sono di tipo bull, quindi molto protettivi e combattivi, sono anche molto epimeletici, cioè fanno fortemente parte di un gruppo e proteggono tantissimo, e sono molto empatici, e questo è un problema perché sono spesso presi e troppo fortemente evocati in questa protezione, in questa insicurezza. Adesso non voglio fare una questione di una tendenza, però c'è una tendenza che è riferita a, non so, aumentare la propria sicurezza affiancandosi un cane che ha una certa consistenza. Io ho la Queen, che è un Amstaff lì sul divano, e io devo dire che quando c'hai una Queen vicino ti senti protetto, perché c'hai una guardia sul corpo impressionante. Allora devi compensare con devi stare bene per riuscire a dirgli: non c'è bisogno che mi proteggi, devi compensare con tanta socializzazione, ma sono cani che, messi nell'evidenza di questa cura che abbiamo detto per tutta la serata, cioè nell'evocazione della cura, ci cascano dentro con il volto. Così come tutti i guardiani, come i grandi guardiani, no? I maremmani, i cani che difendono delle greggi, che difendono delle proprietà, sono tutti dei grandi accuditori.
la parte terrier è quella più da macchietta, no? Quella che fa più con la marachella, quindi se hai un bambino di questo genere si troverà benissimo. Se hai un pochino la principessa delicata col terrier fa un po' fatica, poi da lì i cani sono tutti diversi, però diciamo che quelli a protezione della persona, a protezione di un territorio, hanno nella protezione appunto una leva molto facile da evocare. Al massimo il problema è far avvicinare qualchedun altro al bambino, cioè, è quello che bisogna compensare con tanta socializzazione, perché io ricordo i miei cani, anche il gitano disinteressato perché è esploratore, ma quando io sono andato in giro con i miei figli, finché loro non hanno iniziato a interagire direttamente con le persone, non è mai esistito nessuno, cani rigorosamente liberi, non è mai esistito nessuno che si è avvicinato alla culla, al passeggino, al bambino, senza prima essere passato al vaglio, esatto, pur gentile, ma dei miei cani. Il vaglio gentile è quello, non che ti abbaio contro e ti minaccio, perché quello è un cane che è un po' in difficoltà, ma il venire da te, l'appoggiarmi, il farmi accarezzare, sono tutte strategie che i cani che fanno la guardia usano per capire se la persona che si sta avvicinando sta bene o sta male, gli gira bene o gli gira male, perché se sei nervoso e lì c'è il mio bambino, puoi stare tranquillamente a 5 metri di distanza, il distanziamento sociale lì avviene fisiologico. E quindi sono degli ottimi cani, ti invito a socializzarli molto più con le persone e a dargli tanti strumenti per incontrare l'estraneo, perché il tuo problema non sarà che ti proteggono e ti accudiscono i bambini, ma probabilmente lo faranno tanto, delle volte troppo. Infatti è un strumento per un cane molto epimeletico, io non ho bisogno di protezione, sono quasi duro. I bimbi sono miei nipoti, interagiscono 1-2 giorni a settimana. E allora prova, Antonio, se ti va, a creare proprio questo incontro con i nipoti sul loro che si prendono cura dei cani, cioè gli danno qualcosa, su loro che esplorano. Prova, anziché fare quel primo momento che tanto è sempre un po' di tensione dove si incontrano faccia a faccia, dagli subito qualcosa da fare. Uno dei primi giochi che facciamo fare a casa dei bambini, qui gli educatori mi verranno dietro con grande facilità, è quello di prendere, non so, dei fogli di giornale, fargli nascondere un croccantino, farglieli appallottolare, e qui il bambino ci sta tantissimo, calmo, e poi andarli a nascondere o a dare al cane, e il cane che si adopera a cercarli, ma anche tutti a aprirli, a farli. Questi sono dei momenti che li legano tantissimo, quindi cerchiamo di creare proprio dei rituali di accoglienza di questo tipo, non perché sennò va male, ma per vedere e gioire di quanto va bene, di quanto è facile questa situazione. Bellissimo, consigli preziosissimi, veramente. Anche noi molto pratici, è importante. Pratici. Sì, dai, intanto degli educatori, questa cosa del costruire giochini con i materiali di riciclo c'è. E quindi, sì, però magari chi ci ascolta... I legami... Basta veramente osservare e riuscire a osservare con un animo sereno, ma il bambino quando vede arrivare il cane, quando vede arrivare il bambino nel suo seggiolone, lo ama già, si mette già lì sotto, prende un sacco di cibo, si sbrodola tutto. Poi quelli più estremi di noi addirittura prendono il bambino, fanno dare le prime 4 leccate al cane, che fa sorta di prelavaggio, gli smetta la bava prima di andarlo pulire. Ci sono proprio degli atteggiamenti naturali, esatto, che sono lineari. Naturalmente, attenzione, se il cane è appena uscito e ha leccato una cacca, non fategli leccare anche il bambino, però se è stato in casa, se ha bevuto, ci scappa per forza. Tra l'altro le facce dei bambini quando vengono leccate dai cani sono bellissime, proprio da fare un'istantanea ogni volta che succede. Sì, ci scrive... Ci sono? Ah, di Reggio Emilia, perché tu conosci, Antonio, i cani, gli asini di Reggio Emilia. Famosi asini. I bulli sorgono le orecchie, diciamo così, perché questi amano competere e vanno a testa bassa, si divertiranno. Parla di asini di Reggio Emilia, che è un'associazione che si chiama Aria Aperta, Eugenio e Massimo, che sono due asinari meravigliosi, che fanno un sacco di attività con i ragazzi. Ti danno anche la patente asinina, che ti fanno fare dei percorsi in cui
sensazione corporea per guidare gli asini dei percorsi, e se lo fai ti danno la patente asinina. La patente, bellissima. La fluidità di quello che è il loro approccio, e sono molto molto bravi. Asino, grande animale. Un altro dei tuoi... Un altro delle tue attività, delle camminate con gli asini. Sì, mi hanno beccato, 12 anni, verrebbe a carezzarlo, ma io... Questa mi interessa, posso risponderla? Che sto curiosando. Come si deve comportare quando un bambino autistico ha un cane in casa, vede il mio cane di 12 anni, vorrebbe accarezzarlo, ma io vedo che il mio cane, che forse capisce che ha qualcosa, non lo vede tranquillo, è meglio non farlo avvicinare, è meglio fare da tramite. Inizia a interagire tu con il bambino, fatti prendere le mani, perché sicuramente questo allungare le mani, questo non guardare, allungare le mani, oppure questo magari soffiare, poi ognuno ha le sue caratteristiche, che sì, non sono normali, vanno abituate, quindi il cane ha bisogno di osservare questa cosa, poi ci arriva, non ti preoccupare, il cane è abituatissimo a osservare i comportamenti e a trarre poi informazioni operative, siamo meno capaci noi che andiamo più sulla parola e guardiamo l'altro, quindi andare prima tu e interagire, proprio farti toccare, dare le mani sul viso, poi vedi tu qual è il livello di confidenza con questo bambino, ma vedere questa manipolazione, naturalmente per primo il cane vorrà annusarselo, avvicinarselo non dal frontale ma dal di dietro, fagli fare questa piccola operatività, ma soprattutto una cosa che sbagliamo moltissimo è quello di impedire delle volte al cane la fuga. Cioè, in quell'avvicinamento o lo teniamo lì o tiriamo il guinzaglio, e invece la prima grande, anche nell'avvicinamento dei bambini ai cani in ambiente esterno, noi ci viene a tenere il guinzaglio per una sorta di sicurezza, ma la maggior parte dell'informazione che si trasmette al cane è: io sono qui e non posso fuggire, e lo saprei fare in un centesimo di secondo, cioè molto più veloce della mano del bambino che allunga, perché i cani sono velocissimi, vi sfido a prendere un cane che non si vuole far prendere, così capite subito quanta velocità, e nel creargli questa impossibilità di allontanamento, che invece sarà proprio la prima palestra, cioè mi avvicino, allunga la mano, mi allontano, quel feedback che dicevamo prima, per cui arrivare piano piano all'avvicinamento, se impedito dal cane, solo una soluzione: devo allontanare io il bambino, non potendomi allontanare, e quindi arriva questo questa minaccia, questo abbaio, questa piccola paura, che delle volte non è neanche un morso, è proprio solamente il gesto intimidatorio, perché io non posso fare un passo indietro, quindi lo farai in questo momento. Quindi c'è proprio questo piccola molla che si deve piano piano perdere tensione nell'avvicinamento graduale. Quelli fiduciosi arrivano e vanno subito corpo a corpo. Thomas, collegandomi a quello che hai appena detto, adesso abbiamo detto di una possibilità in cui il cane magari si trova costretto lui ad allontanare il bambino, perché noi non gli diamo la possibilità di avere i suoi tempi e avere le sue, gestire lui le distanze e l'incontro. Invece cosa succede quando il cane ringhia al bambino? Perché tante volte ci è arrivata questa domanda un po' a tutti, comunque tante persone se lo chiedono: cosa vuol dire se il cane ringhia al bambino? Cosa devo fare se il cane ringhia al bambino? Lo devo riportare in canile? Se l'ho preso in canile, per esempio, tante volte purtroppo questa cosa capita. Ah sì, è un cane. non voglio banalizzare, io quando preparavo quelle giornate con le mamme ero assolutamente nell'idea di dover rispondere a queste domande, per cui lo posso fare in maniera spiritosa, ma mi sono andato a cercare un po' di informazioni, e ci sono c'è una più di tutti che mi ha aperto tutto un mondo poi operativo, e cioè un bambino intorno ai 9-10 mesi di età, quando inizia a gattonare, a muoversi e quindi diventare potenzialmente pericoloso per il cane, che beato se ne sta dalle sue parti, fino a prima non si muoveva, quindi era tutto bello, a quell'età non è possibile per il bambino riconoscere da parte di un cane o di un estraneo che non sia la madre o i parenti stretti, le espressioni, il viso, il mostrare i denti, la postura del corpo del cane magari in avanti,
non riconosce questi segnali, non sono facili. Cioè un cane che mostra i denti, il bambino non si ferma, continua a gattonare. Un cane che magari fa un balzo in avanti, no. Ma sul ringhio, cioè su questo vocale, su questo verbale, su questo uso del suono, si ha un blocco, cioè si ferma. Ha una sorta di, come dire, risposta istintiva ancestrale che è quello di fermarsi. E qui, quindi, questo è molto bello, perché iniziamo a capire che di tutte le cose che il cane può fare, il ringhiare in quei momenti, in quei primi avvicinamenti, è assolutamente funzionale a evitare la cosa. È funzionale per due motivi, poi io l'ho coltivato tanto in questi tempi e quando ho avuto i bambini con Gitano che non amava essere toccato e aveva i bambini in giro, per me è stato super funzionale, l'ho poi sempre fatto fare ai miei clienti, e cioè sia la funzione di fermare il bambino, sia la funzione di prendere la mia attenzione, che ripeto, è sana la mia presenza, cioè, se c'è la mia presenza, se sono fuori in giardino con il bambino che interagisce col cane, magari nelle zone dove i cani possono dormire, lì c'è un errore di fondo che è una non custodia, è una non visione. Poi questa cosa non va avanti per sempre, c'hai sempre dei momenti chiave in cui vedi che ti puoi fidare, in cui vedi che a un certo punto quei due sono talmente complici che non c'è neanche più bisogno di badarli a vista, ecco, questo c'è sempre, per chi ha un cane o un bambino lo sa che arriva quel momento dove proprio fai sogni sereni, più o meno consapevoli, o perché hai visto qualcosa e la sai valutare, ma perché sennò l'hai sentita questa tranquillità. Ma prima, per arrivare lì, è molto sano se il ringhio viene visto da un punto di vista del può fermare il bambino, può prendere la mia attenzione, e quindi in quel momento io posso intervenire non per guidare un cane che ha fatto una cosa fantastica, cioè ha avvisato, ha comunicato, è ancora qui, chi ha a che fare con i cani lo sa che il pericolo c'è quando non c'è la comunicazione, quando c'è la risposta aggressiva come ultimo stadio, senza tutta quell'escalation comunicativa dell'andare indietro, del girarsi, del ringhiare, del mettersi basso, dell'abbaiare da lontano, perché anche abbaiare da lontano con un bambino te lo ferma, che è una cosa meravigliosa, i cani lo imparano subito. Ecco, quando non c'è tutto questo è pericoloso, ma quando c'è tutto questo, arrivare da un cane e dirgli grazie, ci penso io, ok, e quindi intervenire, calmare le acque, favorire l'avvicinamento o il distanziamento, è una soluzione fantastica, proprio perché nel principio del cane dice io con un ringhio o con un abbaio fermo la situazione e permetto che qualcuno intervenga per non andare nelle problematiche. E insomma sappiamo quanto il cane comunica per abbassare le tensioni, per evitare i conflitti, no? Il nonno, il can che abbaia non morde, è un qualcosa che serve proprio a farti capire quanto il valore comunicativo di quell'azione è importante. Chiaro che non è facile sentire un cane che ringhia al tuo bambino, ok? Perché c'è una sorta di idea generica che si è creata, che quella precede un'aggressione, ma non è così, perché prima ancora dell'aggressione viene tanto altro, la possibilità appunto che il bambino si fermi, che noi possiamo intervenire, che quel ringhio faccia notare il cane che richiama la nostra attenzione, e quindi la strategia del cane non è allontanare da solo un bambino, ma è chiedere attenzione in quella modalità per far finire l'ipotetico conflitto lì sul nascere o problema lì sul nascere. Quindi vi invito veramente a valutarlo in questo senso e a intervenire dicendo veramente un grazie, cioè non è un grazie pieno di miele, ma è proprio un grazie funzionale, cioè grazie che mi sta aiutando a gestire questa roba. Certo, carissimo. Importante questa situazione qua. Molto utile, perché è una cosa molto frequente. Hanno anche altre strategie, io ad esempio avevo la pebetta che aveva la leccata carina e la loccata di allontanamento. Questo, se vogliamo ridere in quante strategie hanno, perché se ci vogliamo mettere a elencare strategie con cui i cani gestiscono i bambini, sono fantastiche, dalla sederata per rimetterli seduti, fino al portargli gli oggetti bagnati per farli allontanare. La bebetta aveva la leccata, allora la leccata, quella mi piace, era leggera sulla guancia, proprio tu lo vedi che se arrivava un bambino gli dava la leccatina qui, proprio piccoli colpi
di lingua sulla guancia, oh, gli piace. Poi c'era quello più isterico che però lei baciava lo stesso, però con una spennellata sul volto che il bambino provava a fare simpatico, ma al terzo rimbalzo si chiedeva cosa stesse succedendo, era poi anche tutto sbavato. E quello era il suo modo, che era, aveva addirittura sostituito al ringhio perché non le piacevano le tensioni, quindi vedeva che comunque il ringhio creava una piccola tensione, allora ha affinato altre tecniche. E questa della leccata io poi l'ho rivista in tantissimi cani che hanno a che fare con i bambini. Poi quelli piccoli te li mette, li lecchi, la mamma è contenta, anzi la mamma sdrammatizza perché... Che cosa dice la mamma? Ma ti ha dato un bacino. Sì, ecco, esatto. Quindi il bambino è soprattutto seduto, il cane ne è uscito super simpatico, però equivale sì. A un ringhio. Sì, questa è ancora io più interessante. Io allenare a guardare queste strategie, a descrivere, voi genitori siete i portatori sani di questo, che avete un cane e un bambino in casa. Iniziamo a far girare le buone notizie, le good news, perché sennò uno pensa che un cane e un bambino equivalga a un morso. Nel mezzo c'è una miriade di cose che succedono, che se ce le raccontiamo banalmente, come sto facendo io nella mia piccola esperienza, ogni genitore ha una grande esperienza riferita a come interagiscono, veramente si apre un mondo poi nuovo di tranquillità nuova. Thomas, noi stasera sì, ti abbiamo sequestrato anche stasera. D'accordo, benissimo. No, più che altro era troppo grande la tentazione di non farti queste domande, perché è talmente importante, sono domande che si fanno tante mamme, tanti papà, che tante volte, oltre a incuriosire, qualche altra volta bloccano anche magari nella decisione di prendere un cane. Quindi io e Anna eravamo tanto tentate che ti abbiamo sequestrato con queste domande, è stato importante. È chiarissimo. Aver risposto alle domande che ci hanno posto stasera, che ti hanno posto stasera. Però volevamo sapere una cosa un po' pazza, nel senso, noi sappiamo che tu sei consulente di zoantropologia, fai tanti progetti con i bambini, quindi noi te la lanciamo lì. Guarda, c'è anche una persona che ti saluta. Ciao, la Masi, ciao, è stata nostra ospite alla seconda puntata. Ciao Federica. Ciao. Quindi volevamo chiederti, proprio prima di chiudere, se era possibile, se per caso tu ti va e se trovi un libro lì, se no ti rinviteremo. Se lo trovi? Ah, beh, no, ma scherzi, ma io leggerei tutta la sera, ce ne ho tanti. Sì, sì, no, una cosa ve la leggo perché è in linea con quello, qualche cosa. Dacci una buonanotte, quello. Vi do la buonanotte. Io spero di guardare il video col bambino e magari c'è un regalo anche proprio un po' più specifico per il bambino, visto che ti abbiamo sequestrato. Sì, sì, ma c'è un libro che io amo molto da leggere ai genitori, e visto che non sono i bambini attaccati qui o che ai genitori lo leggo. Io spero che sia stato, abbiamo fatto un pochino dei voli pindarici, però il succo del discorso era veramente il voler spostare il faro delle persone tra il titolo del giornale e quello che è l'animale cane nelle sue caratteristiche, e quindi questa grande leva protettiva. Quando voi andate a leggere e magari vi interessa le storie veramente dell'incontro di altre civiltà, di altre culture non moderne, antiche, vedete i cani che partecipano all'allattamento durante l'allattamento dei bimbi, che addirittura certe tribù che allattano direttamente i loro cani, abbiamo storie mitologiche della lupa, insomma sappiamo che c'è un incontro di questo tipo, e delle volte in questa società un po' frenetica o con pochi spazi ce li siamo persi un po'. Ecco, io vi invito a rivederli, ma con quelle piccole furbizie che ti devono partire dal ho un cane, sta arrivando un bambino, cosa faccio? Mi metto dietro al guinzaglio a pregare che vada tutto bene, oppure vado a innescare quel meccanismo di incontro facile che vedo tutti i giorni, tipo corriamo insieme, raccogliamo qualcosa, dai qualcosa al bambino. È molto molto più facile se riusciamo a viverli così. Io vi voglio chiudere con questo. Ok. Okay. Quindi io se posso vi leggo sta roba qua. Naturalmente le cose più belle sono raccontate dagli albi illustrati. Cane nero non l'ho ancora trovato, adesso un giorno lo trovo. Ti nascosto. Per me l'ha portato via mio figlio, visto che era qui, che ogni tanto si prende a casa dei libri.
Ok, io vi leggo questo, cercherò di fare la voce del cane. Ti lasciamo leggere e noi, io e Anna, scompariamo per lasciarti con questo bellissimo libro. Ritorniamo come finisci. Dai, va buono, è corto, ci vuole poco. Anna. Ah, ecco, vedo il libro. Datemi il tempo di posizionarlo perché voglio farlo vedere. Vita da cani. Arrivo, eh? Beh, vita da cani. Questi? Questi siamo Clovis e io. Lui è un cane, ma soprattutto è il mio migliore amico. Per davvero. E non come gli altri. No, no. Clovis è speciale. Ogni tanto devo chiedere alla mamma, ma mamma, come fai a sapere che non sono un cane? E la mamma risponde, ma piccolo mio, ma se tu fossi un cane ti piacerebbe riempirti di fango nelle pozzanghere e correre abbaiando dietro alle auto, dai! E poi? Ma se fossi un cane faresti la pipì contro gli alberi e i bambini a scuola ti monterebbero in groppa. E poi? Beh dai, faresti penzolare di fuori la tua lingua che sarebbe grande e umida, poi non so, ululeresti di notte senza lasciarci dormire. Dai, vedi perché non sei un cagnolino. Clovis e io non riusciamo a capire come faccia la mamma a essere sempre tanto sicura. Lei dice di no. Questi momenti di confusione durano poco. Poi usciamo, come tutti i pomeriggi, per andare a fare i nostri giochi preferiti. Giochiamo ai cowboy. Alla danza della pioggia. Ai cacciatori. A congelarci la lingua. E a disturbare le formiche. Verso sera dobbiamo tornare a casa. Ma figlio mio, sei ridotto un disastro. È meglio se vai in giardino e non entri finché non ti sei tolto quei vestiti sudici. Sai, Clovis, qualcosa mi dice che il piano sta cominciando a funzionare. Non ti pare? Oh! Thomas, grazie. È divertente, eh? Molto. Come fa la mamma a dire che non sono un cane? Come fa? No. Che bello, si torna bambini a ascoltarle, troppo forte. Sì, veramente. Grazie. Adesso, vabbè, ovviamente, giusto per giocare. Ad arrivare tanti commenti che ci ringraziano, insomma, per la... Vabbè, Thomas, veramente, questo lo dobbiamo mandare. Perché veramente è stata una serata. Oh, no, niente complimenti, dopo divento rosso. Incredibile. Piangi. Da Raffaella c'è, cioè, anche l'altra volta c'era Raffaella. Che carine che siete. Dopo tanti anni che mi sentite avete ancora voglia di sentire le mie cavolate. Che carine che siete. Veramente carine. No, bene, ragazzi, comunque così si fa per scherzare, è un webinar, però
è veramente una leva bella, cerchiamo di coltivarla, sì, perché sono di quelle risorse. Chi ha un cane ed è cresciuto, io ho avuto la fortuna di aver avuto mio nonno, che è il mio alter ego, perché io sono due genitori fighetti, che guarda, è un'altra cosa, l'animale in casa non è mai entrato, e fortuna c'era il nonno, e quando io sono andato a vivere da solo mi diede i soldi, no? E 17, non avevo ancora 18 anni, e quando mi ha dato i soldi mi ha detto: la nonna ha detto che ti devi comprare la televisione. Io dico che è meglio di no. E mi presi Gaemon, un metuccio di boxer, e fu la televisione, non ce l'ho neanche adesso, giusto per capire quanto poi ci sono rimasto bene. Per me è veramente bello quello scambio lì, fa proprio bene. Lo vedo anche negli amici dei miei figli che vengono a giocare con i cani qua, è veramente molto molto interessante. Vi racconto l'ultima cosa. Vai, posso? Ci piace, vai. Certo. La percezione del pericolo dei bambini. La Queen, vabbè, adesso non so se si riesce a vedere, però naturalmente i miei assistenti stanno dormendo praticamente. Ah, guarda, io ne vedo tre. C'è vento qui sotto. 5, 4. Gitano è troppo vecchio, non gli faccio più fare le scale, perché mi fa pena dopo quando va giù. È di sotto, di sotto. Di sotto. Gitano è di sotto, è di sotto. Dove ce l'hai? Ru, dove ce l'hai? Ru è quello che si... Ecco, vieni Ru, che ti vogliono salutare. Lui è un border, se dice il suo nome anche per sbaglio arriva. Lui anche ti vuole salutare l'amico. Vieni, op. Vieni su. Aveva 6 mesi quando l'ho conosciuto, Ru. Ciao, Ru. Che bello. Aveva? Vieni. 6 mesi. 6 mesi, era piccolo quando l'ho conosciuto io. Ora è grande. 10-11 anni. Po' di tempo fa. Cavolo, passa il tempo. Insomma, a un certo punto vado a prendere degli amici di Edoardo e di Sebastiano e li porto qui a casa. Ai tempi in questa casa c'erano 9 cani, ok? E anche Stefano, ciao Stefano. C'erano 9 cani e quando il bambino, uno di tutti, è salito in macchina, e io l'ho guardato, faccio la mia domanda, perché insomma, vado, allora andiamo, come va con i cani? E Sebastiano tutto tranquillo mi fa: ah no, lui c'ha paura. Allora, sai, inizia a dire: beh, veramente, aiutiamolo, no? E di conseguenza inizio a chiedere: ragazzi, secondo voi, che consiglio potete dare a chi era? Matteo? Massimo, che viene a casa nostra e ha paura dei cani. Ok, i bambini ci pensano un attimo. E parte Edoardo, che ha il piglio quello più del comico tragico, e inizia a dire: mi raccomando, non stare mai da solo in una stanza con la Queen, la terrorizza. Se scorrezza è finita. Fantastico. La sua percezione di pericolo era riferito alle scoregge della Queen, e dar una sacrosanta ragione, sono la cosa più pericolosa di questi nostri cani. È servito per abbassare completamente le tensioni, i bambini sono contagiati. E dopo, naturalmente, abbiamo usato la strategia del arrivare a casa, farli saltare sul tappeto elastico, quindi tutti i cani come platea lì sotto a guardare i bambini giocosi che saltavano, e poi dal tappeto elastico a lanciargli gli oggetti. Quando sono scesi erano già estremamente insieme e si erano già visti anche nelle piccole dinamiche. Così, giusto per parlare di quali possono essere le strategie. Basta. Bellissimo. Cioè, basta per voi più che altro. Molto bello, divertente, bello. Veramente, magari io non so se c'è qualche domanda a cui magari non abbiamo avuto. Ecco, questo solo lì, perché comunque è bello se i genitori leggono delle cose ai bambini. Ma ce lo puoi far vedere? Sì, guarda. Questo che è qui, sì. È il cane nero che è sparito. No, ma ce l'hai, l'ha preso su Edoardo, perché l'avevo preparato ieri quando ci siamo poi sentiti. Magari possiamo dirlo per chi ci ascolta: chi è l'autore di Cane Nero? No, così non so, mi coglio impreparato, non lo so, non l'ho mica mai memorizzato.
Noi ci sarà solo un libro, insomma, Cane Nero, cercatelo per i vostri bambini. Nero, libro per bambini. Aspetta che ti mandiamo su, Thomas, ti mandiamo no, da solo. Che... Ok, no. Va bene. Va bene, immagini. Va bene, va bene. Nel mondo ci sono le foreste e anche le città. Brava, grazie Giusy. Il titolo di Cane Nero. Nelle foreste vivono milioni di animali e anche nelle città. Nelle foreste ci sono animali che non si guardano con simpatia. Anche nelle città. Altri invece che comunicano molto e amano vivere in gruppo. Nelle foreste ci sono animali che si somigliano come gocce d'acqua e anche nelle città. Altri invece hanno in comune solo una certa aria familiare. Tutti hanno forme e dimensioni molto diverse. E colori distinti, ma sono comunque uguali. Alcuni vivono nell'oscurità, ma hanno un udito molto sensibile. Alcuni preferiscono vivere in alto e altri più vicini al suolo. Ma tutti viviamo nella stessa casa. Dobbiamo anche prendercene cura. Grazie Thomas, bellissimo. Veramente. Perché era qui, dovevo rifarmi da Cane Nero. Comunque Giuseppina vi ha messo. È dato l'autore. Giuseppina, tra l'altro ricordiamo a chi ci ascolta che sarà con noi domenica sera e continuerà l'incontro per i bambini con un'altra serata per i bambini. Mi raccomando, non perdetevi per nulla al mondo Giuseppina, ma per esatto. Nulla al mondo proprio. Poi ci chiedeva Emanuela, Cane Nero per bambini di che età? Guarda, leggetelo alle famiglie, i bambini più piccoli possono coglierne il senso perché sono i protagonisti. Quindi è per tutta la famiglia, va bene, per gli adulti, agli adulti fa benissimo. Ok, benissimo. Bene. Va bene, allora noi adesso diamo con Anna l'indicazione delle nostre email, perché magari se non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, se qualcuno si vuole mettere in contatto con noi può farlo via email, così almeno restiamo connessi, restiamo in contatto. E poi Anna, eccoci. Ringraziamo ovviamente Thomas di cuore per essere stato con noi tutto in questa serata. No, grazie a voi, sapete che ci divertiamo, insomma, ne parlavamo molto l'altra sera, chi ha voglia di divulgare trova in queste situazioni qui di scambio è un gran piacere. Quindi. Molto, molto bello. E ti ringraziamo da parte di tutti i nostri ascoltatori, ringraziamo anche chi ci ha seguito. Soprattutto chi ci ha seguito, grazie. Siamo molto contenti di vedervi sempre così collegati. E il prossimo Dopo Cena Live sarà domenica 31 maggio, alle sempre alle 20.45, con Giuseppina Ottieri, Stella Stellina, dove parleremo di libri, di cani, di bambini. Sono i cani e i bambini che cambieranno il mondo. Sì, vero. Vediamo, sì, ci salveranno loro forse. Va bene, ciao, allora. Buonanotte a tutti. Thomas, grazie a tutti. Thomas. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.